dove si è addossato in seguito il teatro. Quindi una zona molto centrale, una bella casa che nelle ultime fasi assume un aspetto un po' strano, perché comincia ad avere un opus spicatum che suona molto bene, ma in realtà indica ambienti di servizio, a quello che è probabilmente la base di un torcularium, cioè di una pressa per il vino. Ma città non si devono mica fare queste cose, e invece qui sì, non so perché, però non si sa ancora, non conosciamo bene questo periodo, però ha queste trasformazioni. Lì vicino, come vi ho mostrato prima, questa è la Casa Verde, questa è l'altra casa, abbiamo invece una delle case più belle per noi, più disgraziate per loro veramente, perché per secoli si mantiene uguale, cioè il proprietario non la mette a posto, la mette a posto, però resta essenzialmente molto simile, per cui abbiamo una casa che è quasi sicuramente di età augustea come impianto, cioè dello zero, e resta pressoché inalterata ancora almeno sino al 300-350 dopo questa. Fa uguale, non cambia, ce n'è anche qualche altra di queste case, e succedeva ancora come adesso, qualcuno mette a posto la casa, amplia, ci fa una terrazza in più, una terrazza in meno, un giardino, altri invece la conservano uguale, questa è una di quelle che si conserva così bene, oltretutto con un po'.